Buonasera, bentornati a questo speciale della televisione web dedicata alle amministrative di Milano che si sono tenute oggi, 5 giugno 2016. Vi abbiamo accompagnato nel corso di questi mesi con varie iniziative perché questa è una giornata molto importante che può segnare il presente e il futuro della nostra città, quella di Milano, e non solo. Come per chi si fosse collegato adesso, appunto, noi staremo qui fino alla fine di questa tornata elettorale, quindi che cosa vuol dire? Seguiremo in diretta lo spoglio dei voti e capiremo se ci sarà già un vincitore questa sera che dovrà raggiungere il 50% più uno dei voti o se si andrà al ballottaggio e quindi diciamo, il tutto si sposterà tra 2 settimane tra i due candidati che avranno ottenuto la maggiore percentuale di voti. Io ho qui delle domande da parte di alcuni di voi, vi ringrazio, continuate a scriverci, noi cercheremo di rispondere a più domande possibili. Leggo un messaggio inviatoci da Anastasia che ci chiede perché secondo voi ci sono così tante liste? Beh, ci sono così tante liste, per quanto ci riguarda noi ovviamente siamo un'associazione culturale e quindi facciamo parte di un livello editoriale non politico. Provando a dare la nostra opinione, il fatto che ci siano tante liste è perché nel nostro paese e anche a Milano le persone sono molto diverse tra loro e hanno molte idee diverse. Questo significa che c'è chi è più forte, chi riesce a raggruppare dentro di sé quelli che sono appunto, le maggiori coalizioni e partiti e chi invece si preferisce candidare da solo. Io prima di rispondere ad altre domande, intanto ringrazio Anastasia per la domanda. Abbiamo al telefono la nostra inviata dalla sede della Lega Nord, Ilaria Maria Preti. Ciao Ilaria, mi senti? Ciao a tutti, sono in diretta tranquillamente dalla sala stampa di Via Bellerio. La giornata è un po' triste perché quello che è successo oggi pomeriggio all'onorevole Bonanno ha colpito molto la Lega Nord e quindi è un pochettino tutto sottotono. Si sta attendendo i primi risultati, in questo momento si guardano le affluenze, qui in sala stampa ci sono i giornalisti che stanno preparando le varie dirette dalle televisioni, ma ancora non si vedono personalmente, non si vedono ancora personaggi. È arrivato Matteo Salvini che è nel suo ufficio, che sta aspettando come tutti noi i primi risultati, i primi exit poll. Perfetto, ovviamente anche noi facciamo le nostre condoglianze a Bonanno che ricordiamo essere deceduto oggi a causa di un incidente stradale. Mi dica. Vi sento abbastanza male, come collegamento non è il migliore fatto per telefono, però Lo diciamo che so. non ci sono grosse novità per il momento. Ok, Abbiamo qual visto è che su l'area che si Milano i respira? tre Qual è? candidati, cioè è andata poca gente a votare, ha raggiunto 50, si sta aspettando appunto che arrivino le affluenze, che non sono state ancora pubblicate, le affluenze delle 23. E non sono tutti in attesa, ecco, particolarmente nervosi, ma non tantissimo, ecco, diciamo un'aria un po' strana, un po' diversa dal solito con queste elezioni, un po' sospesa, ecco, chiamiamola così, diciamo che è un'aria sospesa. Certo. E come hai visto Salvini? Ti pare che sia positivo? Insomma, qual è, al di là appunto del tremendo incidente che ha visto coinvolto Bonanno, l'idea di queste elezioni qual è? Nel senso, avete dei parametri più o meno labili da poterci comunicare tu come nostra inviata o se sai qualcuno all'interno appunto della Lega? Sì, diciamo che Fabio, mi dispiace, ma non ho sentito moltissimo di quello che mi stavi dicendo. Non so. Sì, c'è un Allora, ti... collegamento un po' particolare, non sono abituata a sì, questo collegamento genere di. telefonico fa sempre un po' di bizze. No, io sono Andrea, ti facevo questa domanda. Qual è l'area che si respira da un punto di vista elettorale? Nel senso, Salvini, per esempio, ha già dichiarato qualcosa oppure si è chiuso in stanza e non sta vedendo nessuno? Ho sentito solo la parola campagna elettorale. Com'è stata la campagna elettorale? Beh, sono tutti stanchissimi, non hanno
non hanno un grandissimo, cioè sono molto molto stanchi. Diciamo che ecco, la cosa che ha più colpito più di tutti, che sono, che è la questione del Gianluca Bonanno, sembra che sia quella che sia stata un po' un colpo veramente forte, ecco, un colpo davvero pesante che ha colpito molto. Semmai possiamo sentirci un pochettino più su tardi, quando magari cominceranno a frequentare la sala stampa i vari parlamentari, i vari candidati che si pensa che arriveranno a momenti. Certo, Ilaria, se poi riesci anche a farci parlare direttamente con Salvini, per noi sarebbe un piacere appunto porgli qualche domanda in relazione poi a quelle che saranno i risultati che vedremo stasera. Sì, guardate, facciamo una cosa, meglio se ci sentiamo un attimino più tardi, proprio perché non riesco a capire, a sentire bene, dobbiamo migliorare il collegamento con l'audio da parte mia. Probabilmente voi mi sentite bene, ma io non riesco a sentire molto bene quello che mi state chiedendo. Ho capito, va bene, sì, abbiamo anche noi dei piccoli problemi di audio, stiamo cercando di risolverli. Va bene, ci sentiamo più tardi, Ilaria. Ci sentiamo più tardi, facciamo così almeno riusciamo anche a regolare meglio la qualità del collegamento. Perfetto, grazie, a dopo. Ciao, grazie, a dopo. Scusate per questo piccolo inconveniente, abbiamo dei piccoli problemi con l'audio che stiamo cercando di risolvere nel più breve tempo possibile. Io nel frattempo continuerei a rispondere ai vostri messaggi, che ce ne sono tanti, vedo che ci state scrivendo in tanti, positivo, seguiteci perché con noi seguirete tutta la diretta, dallo spoglio fino al risultato finale. Abbiamo appena sentito appunto la nostra inviata Ilaria Maria Preti, che si trova in questo momento nella sede della Lega Nord, ci ha comunicato che c'è già Salvini, cercheremo più tardi di entrare in collegamento anche con lui per sentire le parole del leader del Carroccio rispetto a quelli che saranno i risultati che arriveranno tra un paio d'ore. Intanto io vedo che sono le 22:57, quindi praticamente manca pochissimo. Credo che l'affluenza breve ci verrà fornita direttamente ovviamente dal comune e dai vari seggi che che hanno svolto il compito di scrutinare quest'oggi. E ecco qua, io rispondo un'altra domanda: chi vincerà secondo voi, ci dice Francesca? Beh, è lo stesso discorso che facevamo prima con la Zanetto, nel senso che ci sono due candidati forti, perché sono forti come personaggi e hanno alle spalle una lista di numerosi partiti. Beppe Sala e Stefano Parisi, centrosinistra e centrodestra, probabilmente saranno loro due coloro che andranno al ballottaggio tra due settimane. Quindi secondo noi non si arriverà a un risultato definitivo questa sera, a meno di qualche sorpresa. La stessa Zanetto ci diceva prima, chissà che ci sia qualche sorpresa. Secondo noi finirà così, bisognerà vedere Corrado con una campagna elettorale last minute, essendo stato appunto eletto come candidato sindaco per Milano solo qualche mese fa e quindi ha dovuto fare una campagna elettorale molto veloce, se riuscirà a raggiungere una percentuale di un certo tipo che appunto sarà soddisfacente per il suo elettorato. Altre domande che adesso ci stanno pervenendo, una domanda sul Movimento 5 Stelle. Secondo voi, ci scrive Luca, perché il Movimento 5 Stelle a Milano è data sfavorita nei sondaggi? Beh, è data sfavorita per diversi motivi. Il Movimento 5 Stelle, come sappiamo, nasce come un movimento di rottura, il che significa che in una città come Milano, che funziona e funziona bene, fa fatica ad ottenere un risultato solido, considerando sempre che dobbiamo aspettare ai risultati definitivi. È più debole anche perché si presenta da solo, centrodestra e centrosinistra si presentano con coalizioni e quindi con voti che fanno somma e fanno in modo che i due candidati possano presentarsi alle elezioni.
Però Luca, il motivo principale che ci viene da darti è proprio questo, il fatto che essendo Milano una città che funziona, il 5 Stelle non ha una presa tanto quanto per esempio ce la potrebbe avere a Roma. E tra l'altro ricordo a tutti voi che durante lo spoglio in diretta noi vi daremo anche qualche aggiornamento sulle città più importanti nel territorio, sul territorio nazionale. E questo è quanto per quanto riguarda appunto la domanda che ci ha fatto Luca. Riprendo un attimo la domanda di prima perché abbiamo dovuto abbandonarla velocemente a causa appunto della chiamata con la nostra inviata dalla Lega Nord. Rispondo a Francesca che ci chiedeva appunto chi vincerà secondo voi. Noi non sappiamo chi vincerà, ci sarà appunto, come già rispondevo precedentemente, il ballottaggio. E poi bisognerà vedere chi non voterà tra Sala e Parisi, chi al primo turno non voterà tra Sala e Parisi, chi sceglierà di votare al ballottaggio, perché le numerose liste civiche, che a parte loro, i due appunto protagonisti, ci sono altri 7 candidati sindaci e bisognerà vedere dove convertiranno i voti, dove convergeranno i voti tra Parisi, Sala o chi si asterrà al voto. Intanto noi vediamo le nostre infografiche che ci stanno ricordando quelli che sono i candidati sindaci che sono in trepidazione. Manca poco, manca veramente poco. È vero che quest'anno rispetto a 5 anni fa non si sono sentite tanto queste elezioni di Milano, però è anche vero che questa tornata amministrativa è molto importante. È molto importante perché può rappresentare una svolta da un punto di vista politico. Ci sono tante bandierine da fare e ci sono appunto tante città. Scusate se mi sono interrotto un attimo, ma sono chiusi i seggi. Ecco, vi do la notizia ufficiale: i seggi sono chiusi, non si può più andare a votare. Quindi a breve avremo la percentuale finale definitiva di chi è andato a votare nella città di Milano e nei comuni. Io cerco di avere intanto già delle informazioni che ancora ovviamente non sono pervenute. Abbiamo ancora quello delle ore 19, tornando prima, ci sarà un ballottaggio. Ci sarà un ballottaggio e vedremo che cosa succederà in questo ballottaggio. Io do la linea ancora alla regia, cerchiamo di ottenere il più velocemente possibile l'affluenza finale dei voti. Da quando ritorneremo dopo la pausa pubblicitaria, cominceremo a fare dei discorsi e a commentare insieme i risultati, le percentuali dei candidati sindaci che stanno lottando tra di loro per ottenere uno dei comuni più importanti a livello nazionale ed europeo. A tra poco.